Io mi sono sforzato di mettere in piedi un panel di tematiche attuali, interessanti, però sono contento di trovarvi qui, anche se pochi, però buoni ovviamente. Oggi partiamo con uno speech di Michele Mezza, al mio fianco. Lui ora è vice direttore di Rai International, è giornalista professionista. Dal 78 è stato inviato in Unione Sovietica per il giornale radio e ha seguito la guerra di Jugoslavia per Radio Rai. Nel 2011, credo, ha scritto il libro Avevamo la Luna. È un libro dedicato al biennio tra il 62 e il 64 del secolo scorso. In questo libro propone, diciamo, una sorta di 68 anticipato a quel triennio di cui lui parla. Adesso è in fase di scrittura un nuovo libro che uscirà a novembre, di cui vi parlerà anche lui un po' più diffusamente, che è un esperimento di libro multimediale, di cui appunto il libro è soltanto una parte, perché poi c'è anche una piattaforma informatica e un sistema di e-learning online, appunto. Do la parola adesso a Michele Mezza e proseguiremo poi dopo con gli altri temi della giornata. Allora, grazie, buongiorno anche da parte mia, grazie Lucio per la tenace passione con cui ha messo insieme molto denso e molto pieno e non è facile, vi garantisco, ci ho provato in varie occasioni, per cui che i crediti fossero l'esca principale, insomma, era una rivelazione che davamo per letta nella categoria. Allora, io cercherò di sdebitarmi per la cortese invito, cercando di essere il più leggero possibile, per cui, e cercando di proporvi il massimo di interattività. Per cui, come premessa, se avete voglia, insomma, se lo stimolo vi parrà adeguato, io ci terrei che via via che le affermazioni o le ragionamenti che vi proporrò in qualche modo vi possono interessare o colpire o per contrapposizione non convincere, insomma sarebbe interessante subito fare un botta e risposta e per cui considero questa come insomma, degli spot aperti, poi dato anche il carattere un po' seminariale di questo incontro sarebbe opportuno. Come diceva Lucio, io userò come pretesto questo diciamo, proposta di formazione che sto ultimando proprio in questi giorni, che già come metodo, e adesso lo affronteremo, rappresenta una proposta di diciamo, riorganizzazione delle competenze giornalistiche. A partire da un dato, per cui io lo denuncio subito, siccome è una posizione che nella categoria, come dire, non è comunemente accettata, per cui mi denuncio per quello che sono da questo punto di vista, per cui ho un giudizio e un'analisi su quello che sta accadendo un po' radicale, e per cui userò magari un linguaggio anche fastidiosamente imperativo. Voi tutte le volte sostituite l'indicativo col condizionale, così mi risparmiate di perdere tempo, così usiamo una formula più rapida. E la mia tesi è che da una parte si sta avviando, ed è un po' il senso del sottotitolo, quello che gli economisti chiamano un disaccoppiamento fra giornali e giornalisti, cioè si fanno giornali senza giornalisti. Questa è la tendenza. I dati sono solari, duro, ma è così. Dall'altra parte, ed è il paradosso che dovrebbe stimolare una riflessione, cosa che non è in atto, c'è una diffusione di pratiche, di culture, di uso di giornalismo in ambienti esterni agli ambiti tradizionali.
si adotta il linguaggio giornalistico nella pubblica amministrazione, nelle comunità territoriali, nelle aziende, perché ormai l'erogazione dei servizi, il marketing, le forme di assistenza avvengono tramite quello che si chiama lo scambio di segni e di sogni, che è esattamente la modalità giornalistica. Le piattaforme di mobilità intelligente sono giornalismo applicato alla mobilità. Le forme di assistenza a distanza sono giornalismo applicato all'assistenza. Le forme di e-learning sono giornalismo applicato alla formazione. Per cui il tema è, appunto, in sintesi, quello che io mi pare di vedere in questa fase, un tornante in cui si sta trasformando radicalmente il mestiere di giornalista, che è sempre meno essenziale nella produzione del prodotto giornalismo, e affermazione che mi produce tutte le volte una rancorosa opposizione, soprattutto da parte dei giovani colleghi, i quali giustamente dicono: ma come, io sono appena arrivato e adesso mi rompi il giocattolo. E noi andiamo tendenzialmente in una direzione per cui questo sarà un mestiere sempre meno retribuito, cioè si sarà pagati sempre di meno per dare notizie, perché dare notizie non è un mestiere, è una pratica sociale, e tale sta diventando. Come dice un grande direttore, l'informazione è gratuita, è la conoscenza che ha un valore. Allora, io cerco, tra l'altro, già dalla copertina del libro ci sono due elementi di provocazione. Uno, Digital First, è il titolo di una straordinaria lettera, noi la vedremo in dettaglio più avanti, che il direttore del Financial Times ha indirizzato ai propri redattori. Stiamo parlando del giornale più compassato, più austero, più legato alla qualità del proprio prodotto che esista, il quale dice: game over, la festa è finita, l'informazione non è roba che vi riguardi. E dall'altra parte c'è BuzzFeed, chi ha un po' di pratica smanettona sa che è uno di questi integratori, che se voi vedete la gerarchia delle notizie, i gattini sono in prima pagina, l'annuncio della guerra del presidente americano in ultima, è esattamente il criterio con cui procedono quelli che sono gli integratori di informazioni più popolari. Brutto, duro, però ragazzi, dura lex, sed lex. Allora andiamo a vedere perché questo non è solo un libro ma un laboratorio formativo. Adesso io vado rapidamente. Perché si tratta, e così vediamo anche il sistema, di un sistema editoriale in cui il libro diventa poco più di un indice intelligente. Il libro ha lungo le sue pagine, vedete qui, dei QR code. Con un telefonino, sfogliando le pagine, voi potrete vedere i filmati, i documenti, i sistemi editoriali che vengono citati nel libro. E questo è già un modo per indicare quello che sarà una delle pratiche del giornalismo. Cioè un'attività di selezione e ricerca che sostituirà l'attività di disvelamento della notizia. Questo è il modello per cui con la carta ritorna ad essere così una piattaforma multimediale, ritorna ad essere competitiva rispetto al video elettronico. Poi il libro è appoggiato a un sito che riprodurrà il libro. Tutti i capitoli del libro finiranno su un sito per la sua evoluzione. Oggi parlare di giornalismo è come fotografare un ghepardo che corre. L'istantanea ne coglie un momento, ma già nel momento in cui fate il click il ghepardo è già da un'altra parte, per cui citare dati, fissare processi, intuire evoluzioni è un'operazione molto complicata, per cui va monitorato in continuità. Il libro è un indice che vi deve permettere, che deve permettere coloro che avranno la pazienza e la cortesia di seguirlo, di alimentare il libro, insomma, nel suo divenire. L'utente diventa coproduttore del libro. Per cui questo sarà un po' la filosofia, non tanto del libro che è uno dei tanti esempi,
ma in qualche modo di quello che sta diventando il sistema della comunicazione. Questa foto che tutto voi riconoscete, siamo a Tiananmen, mi serve per due cose. Prima, fare un po' il gigione come ogni giornalista che si rispetti e dire io c'ero. Io ero in quella piazza quel giorno, anzi esattamente in quel momento, con alcuni colleghi, fra cui Federico Bugno dell'Espresso, io allora facevo l'inviato insomma del giornale radio. Quella che vedete fu forse uno dei momenti, l'ultimo, in cui l'informazione del mondo dipendeva dai giornalisti che erano là. Questo è stato uno degli ultimi elementi, degli ultimi eventi, in cui uno si sentiva un ombelico della notizia che aveva davanti agli occhi. E io da inviato insomma del GR1 però in quei giorni vado a sbattere di fronte a quello che poi mi porterà a smettere di fare il giornalista, diciamo tradizionale, ahimè, perché mi divertivo come un pazzo, e a infilarmi in questa comunità terapeutica che è il sistema della tecnologia editoriale, che è foriera di danni e ruine, perché soprattutto per me che lo faccio alla RAI, cioè in una bottega di archeologia, occuparsi di tecnologia è davvero un guaio di notte, come si suol dire. Perché su quella piazza io vidi un collega, che era di BBC Radio, che mentre io come un cretino andavo avanti e indietro insomma, con una biciclettina, insomma, dalla piazza all'albergo insomma, dove avevo montato una postazione per fare, arrivavo affannosamente telefonando i servizi, lui aveva un mix insomma, digitale in piazza e da solo, senza, insomma, mentre io mi trascinavo un tecnico, eccetera, eccetera, andava in diretta. E lì il punto che cosa fu? Che il linguaggio che lui usava in quel momento, filtrato da quel sistema tecnologico, era radicalmente diverso dal mio linguaggio, che era filtrato dalla bicicletta. E per cui il punto su cui oggi bisogna, io credo, ragionare, è che se c'è un futuro di questa professione, e io non lo so se c'è, ma se ci dovesse essere, sta esclusivamente nella capacità di condizionare, negoziare e configurare il sistema tecnologico che determina il tuo linguaggio. Per cui sia i giornalisti se si negozia l'algoritmo del software che ci permette di stare al mondo. Ma se voi pensate, più o meno siete svegli da 3 ore, qualsiasi vostra attività relazionale è stata filtrata da un software. Come? Dagli algoritmi. È stata filtrata da un algoritmo, giustamente, come dicevo. Avete acquisito le informazioni di base tramite un sistema algoritmico, le avete configurate e nel momento in cui avete deciso di parlare con gente che non era fisicamente a vostro contatto, avete deciso di passare attraverso altri algoritmi. E come diceva Nietzsche della prima macchina da scrivere, sento che questo marchingegno interferisce col mio pensiero. Allora il tema è: qual è il margine di interferenza che nel momento in cui noi produciamo notizie filtrate da intelligenze esterne condizionano la mia autonomia e la mia sovranità professionale? E questo è l'altro dato, che noi siamo in una fase in cui non è detto che quello che abbiamo avuto nelle nostre spalle, che rappresenta un'esperienza limitata, marginale ed estremamente recente dell'umanità, più o meno 8.000 anni, niente, rispetto ai 250.000 dell'Homo sapiens, sia il codice reale di comunicazione. Uno di questi è il codice dialogico basato su un pensiero elaborato, scritto e trasmesso. Non è vero. Quella signora
che non è una smanettone folle di quelle che gli piacciono con la gomma da masticare in bocca, dice famo, disemo, parlamo. È una che lo dice con la morte nel cuore, perché se... Andate, io ho estrapolato questa citazione, ma andando avanti lei aggiunge ahimè, cioè non è che è contenta. Ma una delle ricerche ci spiega che non è assolutamente un dato acquisito che la scrittura sia l'elemento geneticamente condiviso, antropologicamente connaturato nel sistema di comunicazione umano, tutt'altro. E lei dice, tutti i dati ci indicano che l'unico vero elemento che ha attraversato sempre l'esperienza umana è l'ideogramma, basato su segni organizzati su superficie, più volgarmente l'immagine. E il fatto che fra due anni il 65% di tutti i contenuti della rete, di tutta la rete, Facebook, Twitter, tutti i siti dell'universo, tutto quello che va in bit sarà immagini e non scrittura, ci dice non che stiamo andando di corsa verso un avvenire sconosciuto, ma che stiamo tornando indietro e stiamo riprendendo un percorso antropologico che è tutto nella nostra testa. Ed è il motivo per cui questo fenomeno, la rete, è esploso, non perché ci è arrivato addosso da chissà quale spazio siderale, ma perché ci riporta a riprendere una nostra dimestichezza col modo comunitario in cui l'uomo ha sempre comunicato. Punto a punto, peer to peer, immagine per immagine, suggestione per suggestione, esperienza per esperienza. Chiudendo quella stramaledetta parentesi del fordismo industriale, per cui c'era un capo, un titolare, un sapiente, un sacerdote, un maestro, un dottore, un giornalista che te la spiegava su. Questo processo si sta diluendo. Questo al condizionale. Io credo che probabilmente, mettetela così, adesso ho preso un vicolo un po' laterale. E questo è uno dei dati, questo era al Congresso Mondiale insomma, dell'editore, questo personaggio che non è notorio per avere idee geniali, tutt'altro, a cominciare da quelle calcistiche, e, però fa una constatazione, ci sarà un motivo per cui la platea a cui ci rivolgiamo noi editori sta cambiando radicalmente le modalità di vita, prima ancora che di lettura, in cui la mobilità, la velocità e la partecipazione diventano senso comune. E per cui fare giornalismo, fare sistemi editoriali, fare giornali o televisione può rimanere organizzativamente, gerarchicamente, culturalmente la stessa roba di prima, di quando noi ci rivolgevamo a masse informi, subalterne e analfabete? E questo è il tema. E ci dà una ragione di quello che sta accadendo. A partire da questo dato. Perché noi la possiamo mettere come vogliamo. Ma mentre io ero su quella piazza a Tiananmen, se io dicevo che al posto insomma dei carri armati c'erano insomma delle carrozzelle a cavallo, beh, insomma, prima di smentirla, insomma, la cosa era... Adesso, io, dopo alcuni secondi, sarei preso e accompagnato dall'istituto di igiene mentale più vicino, ovviamente, se non invece a stanze ancora più autoritarie. Ora, la domanda vera su cui io mi trovo sempre a baccagliare con i miei colleghi è questo fenomeno è indotto dalla tecnologia o indotto dagli utenti? Cioè la tecnologia è la causa o l'effetto di un processo sociale per cui c'è una pretesa
sociale della gente, di condividere, verificare e coprodurre le informazioni. Perché se c'è chi dice che la tecnologia è la causa, ovviamente il meccanismo è basta circoscriverla e si campa bene. Ma se la causa siamo noi, siete voi, siamo noi tutti, ognuno rispetto alle fonti di riferimento, allora insomma diventa difficile svuotare il mare con un secchiello. E questo è uno che ha tentato di svuotare il mare con un secchiello. Questo è un passaggio epocale della storia del giornalismo mondiale. Dan Rada, voi sapete, uno dei principi dell'informazione globale, il grande conduttore, inviato, direttore, insomma, della CBS, in quale un giorno ebbe l'avventata idea di... Lui già era un po' nervoso perché si sentiva tallonato, accerchiato, controllato, insomma, da questi buffi personaggi che guardate la data e capite cosa stava succedendo allora e cosa è adesso. Dopodiché il ragazzo ha fatto una scivolata. Voi sapete che Dan Rada si dimette perché lui manda in rete una notizia su Bush, W. Bush, il presidente americano precedente di Obama, dicendo che lui aveva scantonato il servizio militare in Vietnam per un intervento paterno e citando un documento dettagliato, perché il ragazzo viene dalla scuola anglosassone e ogni affermazione deve essere basata su un documento controllata, ricontrollata e controllata ancora. I ragazzi in pigiama hanno cominciato a formicolare coi polpastrelli sulle dita. E dopo due ore dalla messa in onda del servizio della CBS è uscito che quel documento era incongruo, apocrifo, non reale. Potete immaginare. 2006. Sulla base di informazioni disponibili per chiunque, non è che era Assange o c'era Wikileaks, proprio pipim pipom. E questo è l'altro dato, Sardegna 2013, potrei dire Genova di ieri, guardate, il caso è, questa è la dimostrazione in cui l'informazione non è un mestiere o una professione, attiene alla vita quotidiana delle persone e interviene nel rapporto diretto tra ogni individuo e lo Stato. In Sardegna un'intera famiglia è morta per un errore di informazione. Banale, perché il sistema non era calibrato per dare informazioni in tempo reale. E siccome ce lo spiegò McLuhan, che il messaggio è il medium, però lui disse un'altra cosa dopo, che non a caso i giornalisti citano sempre con grande parsimonia, perché il suo ultimo aforisma è: l'utente è il messaggio. Cioè la modalità con cui si crea un ponte diretto con l'utente ti dà la qualità del messaggio. Questo significa che è informazione ogni servizio sociale, a prescindere dal tesserino, dall'ordine e oserei dire persino dai crediti, cioè valore ormai indiscutibile. E qui veniamo a quella che nel libro, nel sistema, è citato come un fenomeno strano, perché qui ci sono due fenomeni in corso, che nel libro c'è un capitolo che è intitolato La rivoluzione dei lettori, la rivolta dei direttori. Perché mentre io vi dico queste, insomma, buttate anche eccentriche, qualcuno potrebbe dire amico, ma su, su con questi chiavi di luna dobbiamo campare. Contemporaneamente però, se uno fa il giornalista, gli capita di buttare l'occhio, vede che in questi ultimi mesi sono successe cose strane.
cioè i più grandi giornali del sistema comunicativo mondiale, date un occhio, insomma, diciamo, persino la Gazzetta del Mezzogiorno arrossisce di fronte a queste testate. Siamo al top, no? Ecco, siamo al top. Contemporaneamente, questi direttori, che hanno tutti più o meno, diciamo, fra i 40 e i 50 anni, già questa è una notizia, cioè i direttori dei più grandi giornali del mondo viaggiano sui 43, 44, 45 anni. Bingo. Tutti si trovano, adesso io non dettaglio perché l'impegno è di non infierire su di voi più di tanto, a porsi un problema. E il problema, tutti lo hanno articolato così. Mentre in passato, ogni giorno che facevamo una riunione di redazione, su tutti i temi che avevamo sul tavolo, che il caporedattore ci passava, noi avevamo il meglio, oggi c'è sempre qualcuno in rete che ne sa più di noi su tutto. Questo è il tema. E Lionel Barber, quello del Digital First di cui vi ho detto all'inizio, ha detto non solo, ma c'è sempre ormai, non uno, ma moltitudine, migliaia di persone che non solo ne sa più di noi, perché per certi versi è sempre successo, anche perché, conoscendo la razza, saperne più dei giornalisti non è un'impresa titanica dal punto di vista culturale, ma che oltre a saperne di più, c'ha mezzi, sistemi, culture, pratiche e organizzazioni per andare in rete più e meglio di noi. Questa è la novità. Che Fort Alamo è accerchiata non dai selvaggi, ma è accerchiata dal settimo cavalleria con tutta l'attrezzatura. E arriviamo al punto finale. Se la macchinetta mi assiste, Lionel Barbe fa un'affermazione, andate a controllare in rete se vi capita, mettetela su Google e vedete. Lui dice, stiamo parlando sempre del direttore del Financial Times, non di, insomma, della Gazzetta di Paperopoli, lui dice i redattori si devono disancorare, ora la mia R la rende uno scioglilingua cacofonico, però se la fate dire da uno non dislessico come me, si devono disancorare dalle notizie. Questo è il tema. Ormai l'informazione quotidiana veloce non è titolarietà dei giornalisti. Lui dice, a noi spetta selezionare, contestualizzare, analizzare e distribuire individualmente l'informazione a ognuno secondo i suoi bisogni. E torniamo all'inizio. Per fare questo bisogna governare il software, tipicizzare il software, personalizzare il software. Perché, come diceva Pascal già nel 600, la matematica ha il vizio di mettersi a pensare al posto dei matematici. E i software si mettono a pensare al posto dei giornalisti, dei medici, dei magistrati e di chiunque lo usa in maniera indiscriminato, acritico e subalterno. E questa è la conseguenza del motivo per cui i quattro direttori impazziscono, che pure stanno bene o male, come potremmo dire, dalla provincia italiana nel ventre della vacca, che hai giornali che hanno un'immagine mondiale di tale entità. Questo è il dato. Negli ultimi 7 anni negli Stati Uniti sono state cancellate il 42% delle posizioni di desk, non degli inviati, dei corrispondenti e degli informatori che erano già stati trucidati prima,
delle posizioni di desk, di quelle che noi pensiamo la macchina umana cancellate, automatizzate, digitalizzate, artificializzate, se mi concedete il termine. E questo è il punto da discutere. E badate che noi nella nostra storia ce l'abbiamo già un'esperienza del genere. Voi siete tutti ignobilmente giovani, ma purtroppo chi ha insomma, la mia età si ricorda un passaggio terribile che fu fatto alla fine degli anni 70, all'inizio insomma, degli anni 80, quello che si definì il passaggio dal caldo al freddo, che non era l'organizzazione di una settimana bianca, ma era il momento del primo avvento del computer in redazione, quando la tipografia calda, la Linotype, il piombo fuso, venne sostituita dal computer. E chi si ricorda? Lì furono lacrime e sangue. 40.000 tipografi in 3 anni furono decimati, le fosse ardeatine. Perché toccò a loro, perché in quella fase il computer andava ad automatizzare le funzioni, tra virgolette, meccaniche. E chi di voi ha voglia, se voi andate a rivedere come era fatto il giornale, ma proprio anche dal punto di vista immobiliare, architettonico, era una piramide. All'ultimo piano il mega direttore, eccetera, eccetera, nelle scantinate la tipografia. Oggi entrate in una redazione e ditemi se riconoscete chi fa chi. Unico strumento, unico linguaggio, unica pratica, il computer. Dal direttore a quello dell'entrata che dice scusi lei dove vuole andare, guarda il computer, c'ha lo stesso computer, c'è il direttore. Questo era già un processo che noi l'onda, lo tsunami, lo abbiamo intravisto all'orizzonte. È solo che ci siamo nascosti dietro un termine che io mi permetto di dire ai colleghi giovani, quando lo sentono sparate, che è qualità. Quando sentite che uno vi contrabbanda il vostro futuro in nome della qualità, gli sparate. Perché venite assolti, perché il fatto non costituisce reato. È la più grande truffa culturale che ci sia stata. Anche perché, tra parentesi, qualcuno mi deve dire, prima della rete, dov'era la qualità di questo mestiere. Il più miserabile, asservito e privo di capacità indagativa che ci sia stato. Che alcuni colleghi straordinari abbiano pagato persino il pedaggio di vita, ma anche ad Auschwitz ci sono stati dei capò compassionevoli, ma non per questo abbiamo detto che Auschwitz era un giardino d'infanzia. Contate gli esempi degli eroi e contate gli esempi dei cialtroni, per cui alle spalle non abbiamo una valle incantata. Non veniamo da un giardino in cui intemerati cronisti hanno vendicato l'onore insomma, delle popolazioni oppresse. E qui, adesso scusate, ma il meccanismo del computer fa insomma, dei pasticci, perché grazie a Dio la tecnologia non è mai ineccepibile e ci dà un ruolo per questo. Beh, subentra qualcosa, perché insomma, questo meccanismo, insomma, questo insomma, signore è uno che ha colto un fenomeno antropologico. Mettere insieme 2 miliardi di persone nell'universo e metterle insieme non, insomma, come dice qualche insomma, bentempone, solo per scambiarsi chiacchiere da bar, ma per creare una potenza straordinaria che è la convergenza e la concatenazione delle esperienze. Tu l'hai fatto, mi dici come hai fatto. Una malattia, una vacanza, un amore, una casa, un lavoro. Questa è la miniera d'oro che permette, ad esempio, negli Stati Uniti
l'ultima indagine di una settimana fa, il 68% di coloro che sfuggono a una diagnosi di morte sicura lo fanno tramite la rete. Ma lo fanno tramite la rete, ma per un motivo elementare, ci spiegano poi gli scienziati. Perché, essendo la medicina, come tutti voi chi ha avuto esperienze anche le più leggere, si è sentito dire non è mai una scienza esatta, ma si basa sulla reattività di ogni individuo, in una moltitudine pulviscolare, in questo modo, ognuno incontra la sua esperienza 2 mesi dopo. Ed è questo che noi stiamo vivendo. Porco Giuda. Qui, insomma, questo pasticcio ci dice che il motivo per cui Internet è una listening technology, non è una speaking technology. Ed è questa la differenza straordinaria. Noi abbiamo un esempio, c'era il consulente informatico David Axelrod del presidente Obama, ci diceva nel 2008, prima campagna elettorale, quando Obama fece bingo, dice: guardate, Obama non è che vince perché usa la rete per parlare con i suoi elettori, sarebbe una cosa, l'aveva già fatto Edward nel 2004, Al Gore nel 2000. Obama vince perché fa parlare gli elettori tra di loro con la rete e lui ascolta. I soldi a Obama arrivarono dopo che lui negoziava il suo programma in rete. 750 milioni di dollari, Hillary Clinton ne aveva 212 e quel poveraccio di McCain 113, ma dove vai? Sotterrati. Però questa è stata anche la sua fine di Obama, perché quando il programma non è stato più negoziato, i ragazzi in rete si sono ritirati. Perché lo scambio in rete è: io ti do la mia attenzione e tu mi dai la partecipazione, se non mi fai partecipare vai sulla forca, io e te non ci siamo mai conosciuti. Questo è la fatica di stare in rete. Il sudore digitale è questo. Se vi capita, avete voglia, non so se l'avete già fatto, bene, date un occhio a questo libro. Questo è il libro che è uscito di Greenwald, il giornalista del Guardian, che con Snowden ha tirato fuori la famosa, ha fatto il gigantesco scoop dello spionaggio americano sulla rete dopo Assange. Assange ha rivelato i documenti infiniti sulla rete. Snowden ha rivelato l'attività dell'NSA americana, l'agenzia che spia nel mondo. È successo, spia la Merkel, no, è successo un casino. Se leggete questo libro, è un manuale straordinario di giornalismo applicato, perché lì ci sono tutti i pezzi del mosaico, tutti. E porco Giuda, vabbè, non si vede. Allora, lì il punto qual è? Voi leggete, Greenwald, tenete presente, era già uno dei più grandi editorialisti e inviati del Guardian, per cui, ragazzi, non era un debuttante allo sbaraglio, era un santone del giornalismo mondiale. Nel libro, voi capite, lì viene amplificato il rapporto tra utente e giornalista, perché è straordinario, e lui lo racconta, perché lui dice: guardate, primo, Snowden mi contatta, anonimo, per 6 mesi, mi saggia, e che cosa vuole sapere da me? Se io sono trasparente, se sto con lui, se sono autonomo, se sono pagato da... No, lui vuole sapere se io sono in grado di organizzare e riprogrammare il mio computer. Perché è lì che lui capisce se la partita si può giocare o no. Pensateci, nel momento in cui lui denuncia lo spionaggio tecnologico degli americani e lo denuncia via computer, lui vuole sapere se quello che ha scelto come suo eventuale megafono è in grado di sottrarsi al controllo e alla subalternità, è ovvio. Però questo è un test che vale per tutti, in cui vedete l'utente
Snowden, che è la fonte, ma non è solo la fonte, è l'impresario dell'informazione. Dice: io ti do la notizia, ma ti dico anche come la devi dare. Il giornalista Greenwald, che diventa il mediatore, però al tempo stesso anche il verificatore, perché lui ogni volta che aveva un'informazione, pipim pipam, andava a capire se il contesto era coerente. Quello che dice Lionel Barber: disancoratevi dalle notizie, ma diventate i grandi accreditatori. Scegliete buono, cattivo, buono, cattivo, buono, cattivo, te lo dico io. Il giornale, il Guardian, una delle più grandi testate, insomma, del mondo, è il postino. Lui sceglie il giornale non per rendere pubblica la notizia, se ne fregava bellamente, aveva la rete. Lui sceglie il giornale per non far rimuovere la notizia, per creare il caso, contando su un fatto che, se lo diceva il Guardian, gli americani avrebbero denunciato il Guardian. Perfetto, è successo così. E c'è stato il caso esploso. Voi guardate, Snowden è quel ragazzino lì, 28 anni. Ma è uno dei tanti. Ognuno che nasce era uno che leggeva il Guardian. Scusate, ognuno che muore era uno che leggeva il Guardian. Ognuno che nasce è uno che tende a fare come Snowden. Questa è la curva in cui stiamo cadendo, il buco nero da cui non se ne esce. Ognuno di voi ha fratelli, cugini, insomma, guardateli e chiedetegli se uno di quelli si avvicinerà mai a un'edicola il giorno dopo le notizie e dite: mi date. È come se, insomma, dopo una domenica di calcio uno di noi va a comprare la Gazzetta dello Sport per sapere i risultati. Allora, il punto, insomma, qual è? È che si sta spostando radicalmente questo processo. E l'elemento forte diventa il territorio. Perché se la rete diventa la straordinaria piazza transnazionale in cui circolano le notizie del mondo, Snowden, ognuno conferisce e concorre a questa piazza con un piccolo tassello. Cosa sta succedendo oggi nel centro storico di Lecce, in quella strada? È questa la partita. In quella strada, perché lì c'è un target di 38 persone che vogliono in tempo reale sapere quell'informazione. Sul resto non è più roba, insomma, che dipenda da me. E qui cominciano... Se voi andate in rete, questo è uno dei sistemi che si chiama Everyblock, e questo è quello che una volta era l'agenzia locale di informazione. Se voi su qua mettete una strada di una qualsiasi città americano-canadese, una strada di una qualsiasi città, incomincia sul lato a sgorgare un flusso di notizie, filmati e mappe che vi informano sull'andamento delle informazioni di quella strada, dalle più a secondo. Certo, se chiedete della quinta strada a New York vi dirà che è passato il presidente Obama, se vi dite, insomma, l'ultimo vicolo, insomma, del Bronx, insomma, vi dirà che si è rotta la pompa. Però vi dice quello che c'è lì, e da quella strada si va all'isolato, al quartiere, al villaggio, alla città, e si crea il processo concentrico dell'informazione. Questa cosa sta diventando più ricca con i nuovi sistemi di grafica 3D, e per cui la mappa diventa scenario diretto, che vi permette di andare in onda col telefonino. E qui si creano alcuni fenomeni. Vedete, questo lo consiglierei di studiare, soprattutto a livello locale.
Perché qual è la storia di Newsweek? Voi sapete che Newsweek è una delle testate più prestigiose del magazine internazionale. Newsweek da vari anni è in una crisi verticale come molti magazine internazionali. Si è speso centinaia di milioni per rianimarlo, arrivando anche a consegnarlo a Tina Brown, che era una di queste talenti senza pari, che col Daily Beast aveva fatto un grande sito di informazioni globali e lei ha tentato di giocare sito testato. Un disastro. Un disastro. La testata è stata ceduta per un dollaro a due ragazzotti che l'hanno trasformata in un sito web di grande efficacia e soprattutto con un target straordinario. Loro hanno puntato alla alta, altissima borghesia delle aree metropolitane delle città del mondo. Ma il punto non è questo, perché questo, insomma, bene o male. Alla fine del processo Newsweek torna, dopo un anno e mezzo di digitalizzazione in rete, torna in edicola. Questo è il fenomeno. Ma torna in edicola in maniera radicalmente diversa. Newsweek chiude con 81 redattori, torna in edicola con 9 redattori. Chiude, che veniva venduto a $4,90, ora viene venduto a $7,90. Cioè aumenta il target, il livello e la potenza del giornale. Ma cambiano i livelli delle quei 9 redattori, non sono gli 89 meno 72. Sono 9 figure professionali che prima non c'erano tra gli 81. Questo è l'elemento che andrebbe valutato per capire come si fa a stare sulla scena. E questo è uno dei mezzi per stare sulla scena, perché questo è oggi l'unico linguaggio globale del pianeta. La notizia di ieri, per la prima volta, il numero di SIM ha superato il numero di abitanti del pianeta. 7.222 milioni e passa, rispetto ai 7.219 milioni di esseri, a ieri poi, di esseri umani. Donne, vecchi, bambini, la giungla, insomma. Cioè, capite che vuol dire? Vuol dire che l'informazione di mobilità, quella che si chiama l'interattività del pollice rispetto all'interattività dell'indice, cambia radicalmente il linguaggio e diventa centrale quella che si definisce, nel libro c'è un capitolo, la sesta V del giornalismo. Voi sapete tutta quella storia delle 5 V che ci esce dagli occhi, e c'è la sesta che ormai, che è while, mentre, tu mi devi dire mentre c'è l'evento. Ah no, guarda che io te la penso, te la preparo, la controllo meglio, non me ne frega, mentre, se no non sei nessuno. Ma è complicato, certo, non complicato, è complicatissimo. Ma se vuoi che io metta la mano in tasca e tiri fuori un euro per quella notizia, mentre, dal mentre in giù, è storia, non mi interessa più, perché ci saranno milioni di altri mentre che nel frattempo fluiscono. Questa è la e il mentre mi costringe inevitabilmente a diventare partner di un sistema automatico, perché non esiste un mentre umano. Non è possibile, non ce la facciamo. E non è una novità. Nella storia dell'umanità, tutte le volte che sono ingrandite le economie di scale, dall'umano si è passato, voi pensate alla cosa più elementare, la guerra. Prima si faceva schiaffoni, a un certo punto, quando è cambiata l'economia di scala, insomma, della guerra, ci si è sempre più affidati a sistemi, tra virgolette, tecnologici. Ma chi manda
il missile col software, quel software lo deve conoscere più di sua madre, deve essere roba sua, non può essere importato, comprato. E noi oggi compriamo le nostre menti. Dice, ma sai, Google è così efficace? Lo so che è efficace, ragazzi, però è un'altra mentalità, un'altra cultura, un'altra logica, un altro potere. È come se uno che volesse fare il redattore, insomma, da questo insomma, paese, dice, oh, c'ho una grande idea, mi attacco a Lanza. Amico, ti attacchi a Lanza, che mi dici quello che vuole Lanza, non quello che vuoi tu. Io mi attacco a Google, ma mi stai dicendo un'altra cosa. Adesso vado veloce e passo in velocità perché l'ho fatta fin troppo grossa e arriviamo al punto fondamentale. Cambia materialmente la composizione professionale delle strutture redazionali. Se bisogna disancorarsi dall'informazione, bisogna garantire e riprogettare i software, bisogna ricostruire in velocità i processi di acquisizione, insomma, dell'informazione, io ho bisogno, insomma, di profili radicalmente diversi. Io ho bisogno di governare l'accesso ai media digitali, a cominciare dai grandi database, per cui io ho bisogno di giornalisti che mi controllino e mi organizzino la selezione in velocità. Ho bisogno, ad esempio, oggi che sta diventando il nuovo linguaggio, di un drone desk manager. Io ieri ero a Roma, c'era la drone fiera di Roma, io pensavo di trovarmi fra alcuni psicopatici particolarmente maniaci, eccetera, eccetera, badate bene, l'ingresso era solo per professionisti con partita IVA che avevano esperienze e uso di droni. Per cui ho detto, quanti saremo? 12, 15, 18, 22, 16.000. Per cui sono arrivato e mi sono sentito l'ultimo dei trogloditi. Per cui, e lì c'era il geometra di Velletri che usa il drone per insomma, pianificare, il contadino insomma, di Viterbo, insomma, che le sue patate le monitorizza col drone, eccetera, eccetera. E giustamente loro non è che andavano a vedere i droni degli altri, andavano a negoziare il loro drone. A me serve quel drone in quel modo, perché lì io affido la mia azienda. È la stessa logica che dobbiamo avere. E lì ci saranno una serie, insomma, di profili. Chiudo, insomma, con un passaggio. Vi prego, date un occhio, perché è la più grande lezione di giornalismo che è in corso. È in corso il sinodo della famiglia. Cioè, stiamo parlando di quello che sembra il mondo più distante alle follie che vi ho raccontato. Se avete tempo, leggete le cronache che è lì. È impressionante, a cominciare dal discorso iniziale di Papa Francesco, il quale per la prima volta nella storia della religione cattolica ha avviato un sinodo dopo aver fatto una consultazione di massa delle comunità cattoliche nel mondo. Cioè il Papa, l'infallibilità, vicario di Cristo, la cattedra di Pietro, insomma, bla bla bla, insomma, uno che, come dire, si è messo in proprio, fa una consultazione per sapere lui. Cardinal Casper apre il sinodo dicendo la teologia dell'ascolto. La teologia dell'ascolto? Ma come, per 2000 anni mi avete detto che voi avete in mano la prova e me la spiegate voi il Vangelo? No, uno va e ce la spiega lui. Io quando facevo il catechismo non è che quello mi ha detto tu come la vedi. Cioè, questo per dire che cosa? Che c'è un processo antropologico che coinvolge persino i giornalisti, oltre che le massime autorità mondiali. E l'origine di questo processo è questa roba qui. Ragazzi, questo è il dato. Ogni bambino assomiglia più a suo tempo che a suo padre, e il suo tempo è il tempo dell'algoritmo. Grazie.
fatto. Ti ho offerto tanti spunti di cui parlare. Quello che io ti chiedo, poi vedo se anche nella platea c'è qualcuno che vuole porre domande, è questo. A un certo punto tu hai detto: come si fa a stare sulla scena? Ora, i giornalisti rischiano di essere pigri, approssimativi, c'è sempre qualcuno che in rete la sa più di noi. Allora, quali devono essere i nostri modelli, sia testuali che proprio persone fisiche? Magari allarghiamo, che così poi facciamo una cosa, se c'è qualcun altro, che rendiamo la considerazione più complessiva. Abbiamo zittito tutti, ragazzi, terribile, scusatemi, ma... Vabbè, io sfrutto... No, di... È una battutaccia fatta da un cretino, peraltro, per cui non ho titolo di nessun tipo. Però se devo dire qual è il modo per stare sulla piazza, è di eliminare il consulente informatico. No, io adesso è una battutaccia, perché io mi rendo conto, dice: amico, ma quante ne vuoi? Io già devo svegliarmi al mattino. Però se devo dirti, è quella, perché se noi pensiamo che tempo fa, anche questa non è una novità, perché fino a non molto tempo fa nei giornali c'era il reporter e il rewriter, che era quello che portava la notizia e quella che la scriveva. Oggi, immaginate, per cui oggi il processo, ma non è solo un problema contabile, meno figure costano meno, è che se tu acquisisci nel momento in cui stai pensando il racconto, hai già nella testa la modalità e il linguaggio informatico che filtrerà quel racconto, diventa diverso. Guardate, una delle figure guida che va studiata, bisogna andare e mettersi, ragazzi, è il disc jockey. Il disc jockey è quello, noi dobbiamo diventare news jockey. E voi parlate con un disc jockey e vi dice che il passaggio dai piatti, vi ricordate, non so, insomma, ci sono state discoteche mentre facevate i lumaconi, i piatti rotanti in cui il disc jockey toccava fisicamente il disco, vi ricordate, lo avviava, eccetera, e oggi, insomma, con l'MP3 ti cambia radicalmente la struttura, insomma, della compilation. Anche l'orecchio. E bravo. Quindi siamo in una fase di mutazione genetica, forse. Posso intervenire? No, ma certo, figura della roba tua. Leggere, a seguito dell'interessantissimo intervento che ha fatto il collega, uno straccio di un articolo apparso su Internazionale, ieri di Bell, The Guardian. Lui scrive questa cosa, leggo un attimo il sommarietto, dice: liberiamo le notizie, no? Con la diffusione di internet e la crisi dei giornali, la distribuzione dei contenuti editoriali è finita nelle mani dei social network e dei loro algoritmi. Ma questo crea problemi etici. Allora, vi leggo, spero di non essere noioso, meglio di lui che non so. A un certo punto, dice Bell, fa Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, chissà cosa verrà dopo, continueranno a fare scelte editoriali al nostro posto.
Quella di Twitter è significativa perché è pubblica e trasparente. L'algoritmo di Facebook e altri processi di selezione delle notizie invece sono molto più opachi. Il declino dei giornali e il ridimensionamento delle redazioni non liberano solo le notizie da qualsiasi restrizione, ma distruggono la selezione editoriale. La responsabilità giornalistica non fa parte della cultura della Silicon Valley, ma le cose devono cambiare. Da 10 anni i mezzi di informazione sono troppo condiscendenti nei confronti delle aziende tecnologiche e si inginocchiano ogni volta di fronte ai loro punti magici. L'etica del giornalismo, invece, dovrebbe influenzare queste aziende, diventare i nostri principali fornitori di notizie. Ci dovremmo essere bravi di capovolgere tutto, in questo modo, no? Rispetto alla tendenza. È comprensibile che aziende come Facebook e Twitter non vogliono essere definite editori, ma questa resistenza non ha più senso. Non serve molta fantasia per capire i problemi etici che ci aspettano nei prossimi anni. Quando tutti i poliziotti indosseranno una videocamera, bravo, tutti i gruppi terroristici appariranno con un account su Twitter e ogni volto nella folla diventerà riconoscibile. Basta vedere il califfato. Perfetto, perfetto. Quello che è perfetto. Cioè, è questo. Ma lì basta vedere il califfato. Ma voi pensate a questa roba? Questi, no, erano, insomma, vengono soprascritti come, insomma, dei selvaggi sanguinari trogloditi che entrano e escono, insomma, dalle taverne e dalle caverne, insomma, degli angiporti più sperduti, insomma, nell'universo, che si appalesano al mondo con un linguaggio multimediale di una sofisticatezza unica. Copiando l'Occidente. E rilanciando la sfida all'Occidente. E per cui questa è la partita, e lì non c'è il giornalista, insomma, che venga, insomma, che fa il giornalista? Va a caccia del film. La rete ci permette anche ogni giorno di poter dubitare di tutte queste verità. Ma infatti, i fatti si difendono dai giornalisti. Esatto, io ho la libertà di poter dubitare che il califfato sia realmente un prodotto di queste popolazioni indigene. Ma posso anche affermare che questo sviluppo tecnologico che hanno avuto, questo modo di sfruttare le tecnologie uguale, sono più potente rispetto a quello nostro occidentale, è direttamente un prodotto dell'Occidente stesso. Con un limite, questa libertà e questa potenza dell'individuo che noi abbiamo, di cui io sono assolutamente acriticamente propugnatore, ha un limite che è quello che descriveva lui. Cioè il mio unico limite è che nel momento in cui chi mi dà la potenza è un sistema che si nutre esclusivamente di quella logica tecnologica, teniamo presente, ripeto, che non c'è una ragione di subalternità per cui dici, sai, sono più bravi di noi. Non è vero. Perché se voi vedete oggi il meccanismo dello sviluppo software, come avviene? Avviene che un comune, ultimamente Roma, affida a Google la digitalizzazione, che è una cosa di una gravità senza pari. In altri tempi noi avremmo bruciato la città se ci fosse stata una cosa del genere. Affida a Google la digitalizzazione dei propri archivi. Ripeto, di una gravità senza pari. Google che fa? Non è che chiama dei maghi dalla Silicon Valley, chiama degli sviluppatori italiani che oggi sono i principali designer del software del mondo. Uno dice, adesso la spavi grossa. Del mondo! Negli ultimi 2 anni i principali centri di sviluppo software delle grandi aziende tecnologiche, Oracle, Sun Microsystems, Google, sono stati portati in Italia. E quando gli hanno chiesto, ma come vi passa per l'anticamera del cervello, come andate da San Pietroburgo in cui gli ingegneri costano un quinto e venite in questa banda di pazzi, quelli rispondono nella maniera papale, ma dice, come ce lo chiedete voi? Ma ce lo avete insegnato voi?
che il mercato ha una prima fase in cui il prodotto è un prodotto di massa e in cui vale il costo di produzione, si decentra. Poi c'è una seconda fase del mercato in cui i consumatori pretendono prodotti più eleganti, personali, sofisticati. E qual è il paese in grado di trasformare la potenza in eleganza? Chi è mai stato nel mondo in grado di trasformare il legno in design, la stoffa in moda? Chi? Questa è la partita, solo che bisogna avere, come dire, un'ambizione, una capacità di lettura di questi fenomeni. Il fatto che i gruppi editoriali italiani, la RAI, io parlo della mia azienda così non tocco nessuna suscettibilità, trasformi il 92% della sua spesa software in acquisto estero, questo varrebbe, e questo è l'unico elemento vero per mandare la Guardia di Finanza, altro che queste puttanate sugli stipendi e le cose. Il 92% della spesa della più grande industria culturale italiana è acquisto software. Tenete presente che, tanto per dire, CBS usa come sistema editoriale un software italiano. La Frankfurter Allgemeine usa un software italiano. Eidos, andate a vedere. È una partita essenziale l'autonomia e la sovranità sull'algoritmo. Adesso, domani, a Pisa, c'è l'Internet Festival, è iniziato ieri, che non a caso chiude, dategli un occhio, adesso faccio un po' di consigli degli acquisti, faccio una marchetta, uso proprio. L'ultima giornata è domenica, 12 ottobre, io curo tutta la giornata, in cui il tema è la filosofia nella rete. Uno dice adesso, ragazzi, un altro fanfarone che ce la racconta su. Lì ci saranno i quattro più importanti filosofi italiani della scienza, Emanuele Severino, Giulio Giorello, Giacomo Maramao, Remo Bodei, che discuteranno con gli informatici di informatica umanistica della Normale di Pisa, che, come dire, non è proprio una congrega di incompetenti, su un tema che è l'origine italiana dell'algoritmo. Perché l'altro paradosso incredibile è che tutta questa storia, questa panna montata che è nata, nasce su una base concettuale, cognitiva e filosofica che ha un punto di nascita, c'ha un'ora, un giorno, un mese, un anno, che è in questo paese. L'origine del pensiero, insomma, discontinuo sono le opere magiche di Giordano Bruno. Quando fanno i seminari alla Columbia University lo chiamano l'algoritmo italiano. Per cui noi non stiamo col cappello in mano, quella è una storia nostra, siamo padroni in quell'ambiente, non stiamo sudditi. E per cui se c'è una mission che hanno il sistema delle informazioni, i giornalisti, le testate, è quello di ricostruire i termini dell'autonomia dell'approvvigionamento del sapere informativo in questo paese. Se c'è un motivo per cui i giornali devono ancora campare è quello, non dare l'ennesima notizia ricopiata dall'ennesima fonte nell'ennesima versione con l'ennesimo virgolettato. Editori di Twitter, neanche editori, non so come chiamarlo, i proprietari di Twitter hanno deciso di non pubblicare la decapitazione degli inglesi, degli americani rapiti, eccetera. Ha proprio messo l'algoritmo, questa cosa tu non la puoi mandare. Facebook sì, invece. Su Facebook le trovi queste cose. Quindi è una scelta editoriale dalla quale dipendono anche i giornali. È allucinante questa cosa, cioè noi siamo diventati i giornali, come dire, vittime di questa loro decisione, di quello che decidono loro, le multinazionali.
E diamo per scontato che sia così. Diventa una specie di religione, tutti d'accordo, no? Cioè Twitter, anche Twitter, anche Facebook, anche invece si può fare, si può andare a vedere. Quindi proprio si dipende da questo tipo di realtà. Ed è, cioè, non va bene questa cosa, no? Bisogna proprio riappropriarsi invece di questo modo di questo modo di informare, altrimenti non c'è specializzazione. Diceva lui, no? I giovani redattori, io ho avuto la fortuna di trovarmi nel passaggio proprio dalla carta stampata online. Sono stato fortunatissimo nella mia vita, veramente fortunato sul lavoro, perché sono riuscito a capire come funziona tutto. Mio nipote di 17 anni mica sa la carta, ma non sa proprio c'è cosa è un giornale, altro poco, non sa proprio cos'è, è lo smartphone. No, è lo smartphone, è la famosa pietra primitiva dove c'erano i geroglifici, e oggi c'è questa pietra, no, piena di sistemi integrati dentro, dove tu vai a vedere quello che mentre, giustamente come diceva lui, succede, mentre accade. Addirittura il mentre ha superato, secondo me, il tempo reale di una volta. Ricordate? Succede in tempo reale. Il mentre è ancora più avanti del tempo reale. È ancora più avanti. Cioè dove passato, presente e futuro ormai non hanno più senso, ha senso questo momento. Questo momento che sto dicendo è già vecchio rispetto a quello che ho detto 2 secondi fa. No, ma c'è un dato materiale. Voi il film Minority Report l'avete visto, ve lo ricordate? Oggi il dato è quello che si chiama il sentiment. Il sentiment è quel processo di previsione digitale dei comportamenti umani sulle basi delle scie digitali. Per cui, io tempo fa ho partecipato a un convegno in cui c'era uno dei centri di competenza dell'Università di Salisburgo, guarda caso il direttore è un italiano, il quale spiegava che come lui sulla base di 18 tweet raccolti di una persona gli dice dove lui parcheggeva l'auto la sera. Ed è il processo del big data, cioè della estrapolazione. Insomma, se voi ci pensate, non è una cosa magica da Mago Merlino, lui poi lo spiegava con dovizia di dettagli e soprattutto sapendo la materia. E noi non siamo lontani da queste cose. A Toronto la polizia presidia i quartieri in base al sentiment, nell'aspettativa del reato. E se voi ci pensate, milioni di persone che stanno sulla rete alle regole della rete, twittando si manifestano, dicono cosa fanno, pensano, che cosa vi piace. Le compagnie di assicurazione prevedono ormai, insomma, tariffe per le singole strade in base non al dato statistico degli incidenti, perché quello si faceva 30 anni fa, ma al dato previsionale: ci sarà, non c'è stato dunque. E voi immaginate cosa vuol dire controllare questo processo, oppure esserne utilizzatori, perché quello che dice lui è ovvio, perché se io devo lavorare in velocità, cosa faccio? Mi attacco al bocchettone, ma è fuori di dubbio, lo faccio io, ma attacco, no? Google, Twitter, se devo dire, siccome il mio caporedattore dice amico, mentre, che faccio? Io delego chi ha la capacità di processare i dati, di dirmi secondo lui com'è. Se io non ho negoziato a monte quel processo, quando arriva la macchinetta, la partita è persa. Bene. Michele, grazie. Scusate.